Presidente, qui in Messico ci dica intanto i punti più importanti di questa visita, quali sono gli interessi e quali sono le cose che farete in queste 24 ore in Messico. Messico, paese importantissimo, che con le riforme del presidente Peña Nieto sta investendo molto nel futuro. È un momento di particolare intensità nei rapporti, tra qualche mese sarà qui in una visita di Stato il Presidente della Repubblica, tra qualche settimana, a metà giugno, il Ministro della Cultura e del Turismo inaugurerà il nuovo volo Roma-Città del Messico di Alitalia, il Ministro Franceschini, e noi siamo qui con gli amministratori delegati delle principali aziende italiane per continuare un'operazione di investimento su questo Paese. Abbiamo vinto gare nel settore dell'oil and gas, abbiamo vinto gare nel settore con Eni, abbiamo vinto gare nel settore delle energie rinnovabili con Enel, abbiamo molti investimenti da Pirelli a Ferrero e abbiamo delle partite importanti su Finmeccanica e su tante altre aziende. In più la cooperazione culturale universitaria, come in tutti i nostri viaggi, per cui meno di 24 ore ma molto intense, la dimostrazione che Italia e Messico possono fare grandi cose insieme. E noi siamo convinti di farle. Invece una domanda sulla politica interna. Ecco, oggi si sono stati presentati sul referendum ottobre, quindi parliamo di riforme. Lei è pronto, diciamo, a portare avanti questa battaglia, però il PD non tutto ha firmato per i comitati del sì. Come la valuta? Ormai non è più una novità. Su alcune questioni ci possono essere opinioni diverse, invece dentro il Partito Democratico c'è una parte che ormai fa opposizione su tutto, dobbiamo prenderne atto. La scelta di fare un referendum era stata presa tutti insieme ed era nata dal desiderio di coinvolgere i cittadini su queste grandi riforme della Costituzione. Se qualcuno ha cambiato idea mi dispiace, però non conta, nel senso che noi andremo comunque a chiedere il parere ai cittadini se dire sì o no alle nostre riforme. E per essere molto chiari, per parlare il linguaggio che parlano le persone, dobbiamo avere il coraggio di dire che queste riforme riguardano il numero dei politici. È chiaro che una parte dei politici non vuole cambiare, perché si riducono le poltrone, perché ci sono 315 posti in meno, perché il Senato non sarà più un luogo nel quale molti politici potranno prendere lo stipendio, perché si riducono i poteri delle regioni, perché si riducono le indennità dei consiglieri regionali, perché si elimina quell'atteggiamento tipico delle regioni di fare i grandi investimenti promozionali per cui all'estero, a livello turistico, ci vanno le singole regioni. D'ora in poi ci andrà lo Stato centrale, se questo referendum passerà. Insomma, finalmente un elemento di chiarezza, una riforma costituzionale che credo otterrà il consenso dei cittadini perché va nell'interesse dei cittadini. Se qualche politico, anche del mio partito, ha cambiato idea sul referendum o sulla riforma, ce ne faremo una ragione e continueremo a lavorare, perché penso che dopo 30 anni di chiacchiere sia arrivato il momento di fare le cose. Quello che deve essere certo è che noi non ci fermiamo, se loro cambiano idea, noi comunque andiamo avanti.